I corpi dei tre studenti israeliani sono stati ritrovati ieri sera poco distante dal luogo dove erano spariti 18 giorni fa nei pressi di Hebron, in Cisgiordania. Eyal, Gilad e Naftali, di 19 e 16 anni, sarebbero stati uccisi subito dopo il sequestro avvenuto su questa strada ancora. Non è chiaro ad opera di chi. Nel pomeriggio si sono tenuti commoventi funerali dei tre giovani. Duro il ministro israeliano della difesa Moshe Yaalon, che ha di nuovo accusato Hamas. I leader e i membri di Hamas dovrebbero sapere che chiunque osi colpire i cittadini di Israele deve pagare. Strozzato dalle lacrime, Ofir, papà di Gilad, dice: il popolo di Israele, tutti stiamo male. I rapitori e assassini hanno cercato di indebolirci, ma noi non ci indeboliamo. Scioccata la popolazione. È devastante uccidere, rapire dei bambini e ucciderli a sangue freddo. Israele deve fare quello che è necessario per proteggere i suoi cittadini. Ma c'è anche chi, come questo residente di Gaza, sostiene che non c'è nessuna prova che siano stati i palestinesi, che si tratta di un'operazione elettorale per Netanyahu. Poche ore dopo il ritrovamento, Israele ha sferrato un duro attacco su Gaza, distrutte 34 strutture, comprese le case dei due principali accusati del sequestro, Amar Abu Eyesha e Marwan Kawashmeh, ma di loro nessuna traccia. Morto invece un 19enne palestinese durante un'operazione dell'esercito ebraico nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Un nuovo colpo quindi al processo di pace. Solo poche settimane fa, per farlo ripartire, il patriarca latino di Gerusalemme, Tual, aveva partecipato alla preghiera in Vaticano. Condividiamo fortemente con i genitori, con il popolo, con tutti il lutto di oggi. E condividiamo anche il lutto di tutto l'anno per tanti altri palestinesi uccisi. Siamo contro la violenza da donde venga. Non possiamo continuare con questo modo di fare. Violenza attira violenza. Dopo la preghiera ha rilanciato la nostra speranza di tutti quanti che una cosa è possibile. Essere insieme è possibile, parlare insieme è possibile. Fare la pace è possibile se c'è una buona volontà, ma noi sappiamo che dopo l'incontro, il giorno dopo, è stato dato l'ordine di costruire 3.300 appartamenti. Prima di arrivare a questi poveri dei defunti uccisi, innocenti, che non hanno niente da fare. No, tutta l'atmosfera non mi piace, non è a favore della pace.